Eccoci tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. In questo approfondimento cercheremo di fare luce su una questione di estrema attualità, ovvero il futuro della Chiesa e del Cristianesimo all'indomani della morte di Papa Ratzinger, che ha aperto insomma una stagione di grandi polemiche. Soprattutto, ecco, rifletteremo sulle fratture che ci sono all'interno del Vaticano e sulla eventualità anche di una evaporazione, di un tramonto addirittura dell'era del cristianesimo. Lo faremo insieme all'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero il giornalista di Famiglia Cristiana Antonio Sanfrancesco, che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Antonio, grazie per essere qui con noi. Ciao Valentina, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco Antonio, io partirei proprio appunto da questa frattura che si è aperta all'interno del Vaticano, anche in maniera un po' inaspettata, proprio dopo la morte di Papa Ratzinger. Una frattura che vede da un lato, diciamo, ecco, la parte più conservatrice che appunto Benedetto XVI ben rappresentava, e dall'altra invece la parte più liberale, più progressista, incarnata da Bergoglio. Ti chiedo innanzitutto se c'è effettivamente un pericolo di scisma all'interno della Chiesa di Roma e se sì, con quali effetti. Quanto al rischio di scisma, ci sono due situazioni che in questo momento sono molto scottanti per la Chiesa Cattolica. Una in Germania, dove l'episcopato tedesco è un episcopato profondamente progressista, per cui ha chiesto una serie di cambiamenti della dottrina, della morale, la benedizione per esempio delle coppie gay, l'accesso, iniziare a prevedere l'accesso delle donne al sacerdozio. Quindi c'è il rischio di uno scisma, diciamo, in senso progressista. E speculare alla situazione tedesca c'è quella degli Stati Uniti, dove invece, diciamo, andiamo un po' sulle etichette, il fronte conservatore è molto forte e sicuramente non vede tanto di buon occhio Papa Francesco, per cui anche, diciamo, nelle settimane scorse è stato eletto come presidente della conferenza episcopale tedesca un vescovo, diciamo, che viene etichettato, insomma, è più conservatore su alcuni temi, su alcuni valori rispetto, diciamo, all'attuale linea del pontificato. Sono tensioni che è difficile dire oggi se sfoceranno in uno scisma. Io credo di no, perché ci sarà in qualche modo una sorta di composizione di queste tensioni. Certamente siamo di fronte ad uno scenario inedito, perché Ratzinger non c'è più. Per il fronte conservatore Benedetto, dal fronte conservatore Papa Benedetto in questi anni è stato anche strumentalizzato come anti-Bergoglio, anti-Francesco, ma Benedetto non ha mai prestato il fianco molto intelligentemente a queste campagne, a queste strumentalizzazioni, anzi ha sempre ribadito grande obbedienza e grande anche collaborazione con Papa Francesco. Bisogna capire adesso che cosa succede. È innegabile che ovviamente i due papi sono papi differenti per temperamento, per carattere, per visione, anche per storia personale. Certo. Il pontificato prego. Sì, ecco, no, ti interrompo Antonio, perché tu insomma hai messo sul piatto una questione fondamentale, insomma, con la compresenza dei due papi, di queste due figure profondamente differenti per appunto diverse questioni. C'era una sorta di equilibrio all'interno del Vaticano, equilibrio che invece con la morte di Papa Ratzinger si è spezzato, e è emersa insomma questo interrogativo, questo punto di domanda invece sulle posizioni progressiste
Conte di Bergoglio. Addirittura, ecco, è stato paragonato il suo papato ad una sorta di perestroica che, diciamo, con l'intento dell'innovazione ha portato però poi all'evaporazione della natura stessa, poi, ecco, della Chiesa. C'è questo pericolo, secondo te, al di là appunto della Chiesa, ma più in generale dell'evaporazione del cristianesimo, del tramonto del cristianesimo, così come Spengler parlava di tramonto dell'Occidente, soprattutto, ecco, in un periodo sempre più complesso, per cui il cristianesimo deve confrontarsi, ecco, con altri valori che stanno emergendo? Allora, io credo di no, non c'è nessun rischio di evaporazione del cristianesimo, perché se noi, appunto, il cattolicesimo ovviamente è una parte importante ovviamente del cristianesimo, ma il cattolicesimo è in grande sofferenza, in grande crisi, se così possiamo dire, nel vecchio mondo, nell'Europa, ma in America Latina, in Asia, in Africa, i cattolici aumentano, quindi non c'è una crisi. Quando parliamo di crisi del cristianesimo, del cattolicesimo, bisogna anche andare a vedere le varie aree geografiche, ci sono situazioni completamente differenti. Papa Francesco, secondo me, con grande rigore, con grande intelligenza, ha nominato tantissimi cardinali che poi entreranno appunto in un eventuale conclave, quindi con diritto di voto, quindi anche di essere eletti, di chiese diciamo più periferiche, apparentemente periferiche per noi, diciamo, che abbiamo una visione molto eurocentrica, proprio per dare voce, spazio a zone e paesi dove il cattolicesimo non è affatto in crisi, anzi continua a crescere e continua a paradossalmente a dare anche missionari in Europa, mentre l'Europa ha sempre esportato, diciamo, tra virgolette, missionari nei paesi del primo mondo, chiamiamolo così, o diciamo nei paesi dell'America Latina o dell'Asia. Sicuramente il cattolicesimo deve poi, soprattutto nell'area dell'America Latina, guardarsi, diciamo, tra virgolette, dalla concorrenza delle altre confessioni cristiane, gli evangelici, insomma, per cui c'è anche una sorta, come dire, di marketing della religione che viene messo in campo anche da queste confessioni. Ma parlare ovviamente di evaporazione non sono d'accordo, perché non è un dato che corrisponde alla realtà. Quanto invece alla riforma, le riforme di Papa Francesco, non dimentichiamo che il Papa è stato eletto con questo preciso mandato, riformare la curia, e lo ha fatto, perché la curia romana, i vari dicasteri, perché la riforma è entrata in vigore a giugno scorso, e quindi si sta avviando, ovviamente, come tutte le riforme diciamo organiche di ampio respiro, necessita ovviamente di tempo per essere implementata, per funzionare, per andare avanti. È stato eletto Papa Francesco anche per dare voce, ampio spazio, diciamo così, alle periferie, e lo ha fatto, per esempio, come dicevo prima, nella nomina dei cardinali, ma anche nei viaggi apostolici. Quindi io non vedo, sinceramente, anche rispetto ai predecessori, delle grosse linee di rottura. Il Papa è andato avanti su una linea che i cardinali gli avevano chiesto durante le congregazioni generali che precedettero l'ultimo conclave del 2013. Il resto, ovviamente, poi è sempre chiacchiericcio, anche rancori personali, giochi di potere, che sì, come, ecco, tutte le realtà chiacchiericcio sono, che tra l'altro, Antonio, mancano neanche nella Chiesa. Esatto, sì, è proprio un termine che lo stesso Bergoglio ha utilizzato anche nell'ultimo Angelus, questo chiacchiericcio pericoloso e queste divisioni che fanno male proprio al Vaticano. Ecco, tu hai detto che in realtà non c'è un pericolo di evaporazione del cristianesimo se ci portiamo
stiamo ecco, a vedere quanto sta crescendo nelle diverse aree geografiche, ma se invece torniamo ad una visione più eurocentrica, notiamo come in realtà ecco, il cristianesimo fa sempre meno presa sui giovani. La Chiesa è un'entità che viene considerata come un qualcosa di sempre più distante e di antiquato rispetto appunto alle giovani generazioni, con invece altri valori, quelle della società, ecco, tecnica, scientifica, economica, che prendono sempre di più il sopravvento. Quindi ti chiedo, ecco, i valori della cristianità sono un po' demodé, sono diventati demodé, oppure è un problema di comunicazione di quei valori? Allora, non sono diventati demodé perché io vedo che anche allora, il cristianesimo in Europa è minoranza, è una questione di minoranza. Dobbiamo abbandonare il vecchio schema, il vecchio paradigma in cui ci si contava, eravamo tanti, c'erano tante chiese, tanti preti, tanti religiosi, tanti fedeli che andavano a messa. In Europa, l'Europa che dove è nato il cristianesimo, dove ha regalato un patrimonio immenso di arte, di cultura, di bellezza, è minoranza di fatto. C'è modo e modo però di essere minoranza. Io credo che per rivitalizzare bisogna essere una minoranza creativa. Questo è molto importante a mio avviso. Non c'è, i valori non sono diventati demodè, perché la salvezza, che non è qualcosa, diciamo, adesso non voglio avventurarmi in questioni teologiche, ma non è qualcosa che è separato, cioè è l'unitarietà della persona, del senso della vita, quindi il corpo, l'anima, lo spirito, la psiche, eccetera. La salvezza è sempre, il messaggio della salvezza è sempre quello, e diciamo c'è sempre un'attrazione che viene esercitata per esempio dal Vangelo, da Gesù, quindi dalla sua parola. Sicuramente, ripeto, non ci sono le masse, non c'è, però io credo che ci sia anche, da quello che io vedo, un'adesione più consapevole, per cui da questo punto di vista io non credo che ci siano diciamo catastrofi all'orizzonte. L'aspetto invece molto interessante nella tua domanda è quello della comunicazione. Sì, la Chiesa, il linguaggio con cui la Chiesa comunica è un linguaggio troppo antiquato, a mio avviso, su alcune questioni, insomma, fatica abbastanza. E quindi c'è questa, diciamo, tentazione di rinchiudersi, appunto, o nel dire si è sempre fatto così, continuiamo a fare così. Oggi purtroppo non si può dire continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, perché il mondo è completamente cambiato. Lo strapotere della tecnica, il consumismo capitalista, le nuove sfide della bioetica, della morale. Per cui occorre anche qui non tanto un aggiornamento sui valori, che sono quelli e rimangono quelli, ma un aggiornamento della comunicazione. Sui valori, chiamiamoli così, diciamo genericamente valori, cioè quello che in qualche modo è la dottrina cattolica, altre chiese, per esempio le chiese protestanti in Europa, le altre confessioni cristiane, hanno fatto delle ampie aperture, per esempio sulla bioetica, sulla sessuale, sulla morale sessuale, hanno fatto delle ampie aperture, ma alla fine, se andiamo a vedere le analisi, cioè i dati, non hanno guadagnato fedeli. Poi pian piano, dopo tanti anni, i fedeli sono andati via. Uh-huh. E questo secondo me è un atteggiamento, è una questione molto importante, e forse adesso è anche proprio banalmente una questione, tra virgolette, di marketing. Mi spiego cosa voglio dire. Diciamo, una religione offre al mondo, alle persone, quello che già il mondo offre, la dico così in maniera, diciamo, semplicistica, uno perché dovrebbe credere o aderire ad una religione?
continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè il mondo, appunto. Mentre dalla religione, dall'istituzione come la Chiesa, come appunto le Chiese, le religioni, il fedele vuole qualcosa in più, anche qualcosa che sia in contrasto con il mondo. Io certo, un messaggio chiaro, un messaggio diverso, ecco, anche di rottura rispetto a quello che il mondo offre. Ecco Antonio, abbiamo parlato naturalmente della presa appunto del cristianesimo sulle masse, sulla popolazione, sui fedeli. Dobbiamo parlare invece adesso della presa dal punto di vista politico, perché ovviamente il cristianesimo si trova ad agire in un contesto molto difficile che contempla, ecco, delle sfide epocali dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, naturalmente facciamo i conti anche con la guerra, gli scenari internazionali e poi anche le pandemie, quindi davvero tante sfide importanti. Ecco, di fronte a queste sfide globali, secondo te l'influenza della Chiesa e del cristianesimo è ancora grande, è ancora elevata, oppure la Chiesa, ecco, in queste grandi questioni globali sta perdendo un po' del suo appeal e del suo potere decisionale, del suo potere di intervenire e di dire la propria? Allora, tu hai evocato questioni, diciamo, molto complesse e diverse fra di loro: la pandemia, la questione della globalizzazione, che peraltro adesso è ritirata, la guerra. Partirei da quest'ultimo aspetto. La guerra in Ucraina ha dimostrato chiaramente la leadership morale della Chiesa Cattolica e del Papa, perché il Papa si è schierato con grandissima chiarezza e con nettezza fin da subito per il popolo aggredito, che era appunto l'Ucraina, e in qualche modo ha respinto la lettura religiosa che è stata data per esempio dal Patriarcato di Mosca. E quindi dal punto di vista, diciamo, di una leadership morale e anche di un'indipendenza da parte del potere politico, sicuramente la Chiesa Cattolica con Papa Francesco è un punto di riferimento mondiale importantissimo in questo momento, se pensiamo appunto al Patriarca di Mosca, che invece ha offerto la sua copertura religiosa ad una guerra che è una guerra palesemente ingiusta, perché siamo di fronte a un paese aggredito, è un paese libero aggredito, è un paese aggressore. Quindi da questo punto di vista io credo che la leadership e l'influenza della Chiesa Cattolica sia ancora forte in questo ambito. Sul fatto che poi questa influenza si traduca in efficacia, in concretezza, questo ovviamente non dipende dalla Chiesa o dal Papa. Per quanto riguarda la guerra, ha offerto più di una volta, anche, diciamo, per le vie diplomatiche, che non sono ovviamente vie mediatiche, la disponibilità a fare da mediatore il Vaticano in un eventuale negoziato, ma finora, diciamo, passi avanti da questo punto di vista non sono stati fatti per la mancanza di volontà da parte dei due contendenti, soprattutto, diciamo, del presidente russo Putin. Ecco, quindi da questo punto di vista l'influenza io credo che ci sia. Anche sulla pandemia, diciamo, le chiese e le religioni hanno avuto degli atteggiamenti completamente differenti, perché per esempio nel mondo ortodosso, nel mondo, diciamo, russo, la pandemia è stata vista come una sorta di provocazione occidentale a coartare le libertà dei singoli, delle comunità e quindi anche, diciamo, delle religioni. Diversamente è andata con le comunità cattoliche, che hanno in qualche modo obbedito, quando c'era da obbedire, ai governi per cercare di debellare o comunque, diciamo, attutire l'impatto della pandemia, e quindi può cercare in qualche modo di ripartire. Sono strategie, o meglio, diciamo, sono pensieri e azioni completamente differenti. Certo. Poi c'è la questione
Prego. No, 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 sì, stavo appunto commentando naturalmente, ecco, quindi dici in maniera differente, ma comunque l'influenza, ecco, della religione, soprattutto di una figura, ecco, come il pontefice, come il papa, secondo te ha ancora peso, ecco, a livello internazionale? Poi ovviamente l'efficacia dal punto di vista politico non dipende certamente da lui, ma da tutto un sistema diplomatico che deve, ecco, trovare una quadra. Speriamo naturalmente che in questo 2023 la parola pace domini proprio a livello internazionale, anche se molti dicono, gli analisti, che lo scenario più probabile sia quello di un ampliamento del conflitto e dal punto di vista geografico e purtroppo anche dal punto di vista dell'intensità dello scontro stesso. Naturalmente lo vedremo con il passare delle settimane. Dobbiamo proiettarci a questo punto al futuro, Antonio. Abbiamo visto, insomma, ecco, questo periodo straordinario nella storia della Chiesa, probabilmente irripetibile, con i due papi, due figure, lo hai sottolineato anche tu, profondamente differenti e per provenienza geografica, per impianto teologico, per capacità comunicative, come lo sono stati Ratzinger e Bergoglio. Ti chiedo a questo punto, il prossimo pontefice, secondo te, quali caratteristiche dovrà avere? Ma è una domanda a cui no, non so assolutamente risponderti perché sono tante le variabili in gioco. Ovviamente gli analisti, diciamo, c'è il rischio di una polarizzazione anche in conclave, appunto, tra due fazioni, per cui potrebbe uscire una figura in continuità con Papa Francesco, con le riforme già avviate. O magari una figura che avrà il freno a mano, diciamo, tirato, per cui tante riforme, non dico che andranno, che saranno abolite, ma magari andranno molto, molto, molto frenate, o un terzo profilo di un Papa, in qualche modo, che armonizzi, diciamo, le diverse visioni, le diverse prospettive che emergeranno. E quindi vada avanti cercando anche di portare a frutto le tante riforme che il Papa Francesco, anche Ratzinger nel precedente pontificato e poi Papa Francesco in questo, ha avviato. Quindi è abbastanza difficile. Ci sarà anche un conclave che è stato profondamente rinnovato in questi anni con nomine anche di cardinali che non erano, appunto, non avevano una sede cardinalizia. Quindi di paesi anche abbastanza remoti, penso per esempio alla Mongolia, penso a diciamo, dove il cattolicesimo è minoranza, ma è una minoranza anche diciamo, molto partecipe, molto affiatata, molto organizzata. Però mi sembra che tutti questi ragionamenti siano ragionamenti, se mi permetti, un po' prematuri, perché insomma. Il Papa sta governando, va avanti, sicuramente in una fase, come dicevo prima, inedita, perché non c'è più un Papa emerito la cui, diciamo, compresenza, la cui coabitazione in questi anni è stato anche un punto di equilibrio fondamentale, importante, e non era affatto scontato, perché è la prima volta, diciamo, nella storia moderna che c'è un Papa emerito che peraltro vive a pochi passi in Vaticano dal Papa regnante. Quindi non era affatto scontato che questa coabitazione andasse bene, e quindi ci fosse comunque, al di là delle schermaglie tra gli entourage, ci fosse comunque, diciamo, serenità e capacità di andare avanti. Bisognerà capire, appunto, lo ha detto lo stesso Papa Francesco, che quella del Papa Emerito è una porta che Ratzinger ha aperto. Verrà Se riproposta, secondo te, Antonio, quella porta epocale, storica? quello dipende molto, diciamo, dai papi, dal temperamento, dal carattere dei papi, che è diverso l'uno dall'altro. Sicuramente Papa Francesco dovrà, a mio avviso, ma credo che stiano già lavorando i giuristi, i teologi su questo, in qualche modo dare un inquadramento anche giuridico alla figura del Papa Emerito, perché in questi anni ci sono state anche strumentalizzazioni su questo, una parte di fedeli che diceva no, ma il Papa
comunque diciamo era benedetto, quindi ripeto, strumentalizzazione, perché poi di fatto il Papa emerito era emerito e il Papa regnante è Francesco. Quindi io credo che bisognerà assolutamente sistematizzare anche dal punto di vista canonico, giuridico, questo aspetto della figura del Papa emerito, ma anche qui io non vedo dei grossi scandali, perché tutti, forse non si sa abbastanza, ma nel cattolicesimo, per una riforma voluta da Paolo VI, al compimento dei 75 anni, i sacerdoti, i vescovi e i cardinali sono tenuti da diritto canonico a dare le dimissioni al Papa, che poi il Papa può decidere di prorogare nell'impegno per altri anni, oppure insomma, però al compimento dei 75 anni. Quindi esiste già una sorta di pensionamento, tra virgolette, pensionamento, proprio perché insomma l'età fare fronte agli impegni di un vescovo, un cardinale, è comunque gravoso, che ha delle grosse diocesi. Figuriamoci di un Papa, quindi da questo punto di vista Benedetto, secondo me, è stato con l'etichetta di conservatore, è stato un grande riformatore. Chiarissimo. Beh, sai cosa? Anche da Forse questo abbiamo. aspetto. Certo, no, no, certo, è stato un grande riformatore rispetto tra l'altro al suo predecessore, a Papa Wojtyla, che invece proprio fino all'ultimo è rimasto insomma a difendere il suo mandato, mostrando anche i segni del dolore, della sofferenza, anche della malattia che lo ha segnato negli ultimi giorni. Però, come hai sottolineato, in realtà beh, il Papa insomma sì, è vero che deve essere fedele insomma al suo mandato che è di derivazione divina, insomma, fino all'ultimo giorno, però è vero, parliamo di cose terrene, che ha anche un compito politico non indifferente e che quindi, insomma, deve avere insomma, tutte le sue energie fisiche e psichiche per poterlo espletare questo compito in maniera degna fino alla conclusione. Ecco, Antonio, anche noi siamo giunti alle conclusioni, infatti ti faccio l'ultima domanda. So che insomma, è veramente una domanda impegnativa, nel senso che qual è secondo te la sfida più grande, più importante che la Chiesa deve cercare di superare e vincere in questo momento. Ti chiedo, può essere magari quella, ecco, di riaccendere la speranza nel futuro, il futuro che è il tempo della fede? Allora, dal punto di vista spirituale, la sfida è quella: cercare di comunicare agli uomini e far comprendere agli uomini che esiste una speranza, al di là diciamo, dei problemi della vita terrena. Io dico sempre che il cristiano è un ottimista apocalittico, cioè sa che tutto finirà bene, ma non qui. Quindi da questo punto di vista la Chiesa deve in qualche modo cercare di rinverdire, diciamo, questo atteggiamento. Dal punto di vista geopolitico aggiungo anche la sfida della Chiesa Cattolica e di Papa Francesco in questo momento è sicuramente la Cina, perché quello è un aspetto molto importante che hanno avuto tutti i papi, non solo Francesco, ma anche Ratzinger e anche Giovanni Paolo II, e sicuramente anche lì la Chiesa cresce, il cattolicesimo cresce, ma in una situazione di libertà che sono coartate. C'è un accordo provvisorio adesso tra la Cina e la Santa Sede, che è solo provvisorio, che è stato rinnovato per altri 2 anni nei mesi scorsi per la nomina dei vescovi, e quindi diciamo questo è un aspetto geopolitico. E il Papa non ha nascosto il suo sogno di riuscire ad andare in Cina, dove oggi attualmente non ci sono neanche relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Quindi ci sono appunto questo aspetto spirituale e l'aspetto geopolitico, sono i due grandi, secondo me, obiettivi in cima all'agenda, diciamo, della Chiesa e del Papa. Due obiettivi da 90, perché davvero insomma sono sfide complicatissime. Beh, innanzitutto ecco quella sul futuro, come fare poi a instillare ecco, questa fiducia, questa speranza nel futuro in un contesto invece che ci dice tutt'altro, ci parla di estrema incertezza, ci parla di valori che crollano, che vengono messi in discussione, insomma un compito che non è affatto semplice e che chiede anche, come dicevi
dicevi tu, Antonio, delle grandi doti comunicative e insomma saperle rinverdire, insomma, è una delle sfide che anche il Vaticano e la Chiesa dovrà affrontare. Io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento, per la tua analisi, per la tua disponibilità. Ti aspettiamo ovviamente di nuovo in onda, magari qui in studio, perché dovremo parlarne ancora tanto, ecco, della evoluzione del cristianesimo e della Chiesa. Non è certo un argomento che si esaurisce solamente in questo focus. Quindi grazie davvero ancora, Antonio San Francesco, giornalista di Famiglia Cristiana. Grazie a te Valentina, grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato, e volentieri accetto l'invito a parlarne ancora, perché insomma i temi sono tanti. Tutti di grande spessore, assolutamente. Bene, grazie, ringraziamo ancora grazie Antonio San Francesco. Finisce qui il nostro Instant Focus, adesso breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo ancora in diretta qui sulle fonti.